Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quei giorni molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripararono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straripararono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, la sua rovina fu grande. Quando Gesù aveva terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come loro scrivi. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Eccoci giunti a giovedì 27 giugno 2024. Oggi festeggiamo San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 7 di San Matteo, versetti 21-29. Continuiamo la nostra lettura del libro del Beato Don Carlo Gnocchi. A questo punto si potrebbe domandare se l'inestimabile valore soprannaturale del dolore innocente non possa almeno in parte attenuare l'importanza e l'impegno che la scienza, l'arte e la carità congiuntamente mettono nella lotta contro il dolore e contro le sue multiformi cause. Fortunatamente possiamo garantire che questo pericolo in un'equilibrata concezione cristiana della realtà non esiste, perché anzi la lotta contro la sofferenza attinge nel cristianesimo motivi e forze di incomparabile nobiltà ed efficacia, in confronto a quelli forniti dall'umana solidarietà e dalla filantropia, che già aveva proclamato divina la vittima sul dolore. Infatti la battaglia contro il dolore, soprattutto nei bambini, è un complemento della generazione umana ed è una riparazione alle falle in essa portate dalla colpa originale e dall'umana conseguente incapacità vitale. Mi spiego. Per la legge di Adamo, ogni uomo che genera pone involontariamente e dolorosamente nelle carni dei propri figli la fonte amara della sofferenza, della pena e del dolore. Combattendo pertanto in essi e vincendo il dolore, restituendo questi esseri la gioia della fanciullezza ed una maggiore capacità di vita, compromessa dalle limitazioni della malattia, dell'invalidità e della sofferenza, frutto della colpa originale e qualche volta di quelle personali dei genitori, noi ripariamo così alle deficienze della prima generazione e faticosamente ricostruiamo la sua completezza. Si direbbe che la lotta e la vittoria contro il dolore è una seconda generazione, non meno grande e dolorosa della prima, e che chi riesce a ridonare a un bambino la sanità, l'integrità, la serenità della vita non è meno padre di colui che alla vita stessa lo ha chiamato per la prima volta. Non è questo che implicitamente, forse inconsciamente, voleva dire una suora infermiera il giorno in cui io le mossi un dolce rimprovero di non fare ricorso al massaggiatore elettrico per il trattamento di un bambino poliomielitico in una giornata particolarmente torrida per il caldo e per la stanchezza? Che vuole? Mi rispose candidamente. Col massaggio manuale ho l'impressione di far passare un po' della mia vita in quelle gambine inaridite. Le macchine sono comode, ma sono un'altra cosa. Certo. Quindi, questo è un punto che va chiarito, l'abbiamo già detto, ma è meglio chiarirlo bene. Noi siamo chiamati a lottare contro la sofferenza, soprattutto negli altri. Cioè, nessuno di noi è un cultore, un estimatore della sofferenza, per cui
che bello vedere soffrire gli altri, che bello soffrire io, assolutamente. La lotta contro la sofferenza attinge nel cristianesimo motivi e forze di incomparabile umiltà ed efficacia. Quindi attenzione, eh. La battaglia contro il dolore, soprattutto nei bambini, è un completamento della generazione umana. Capite? È fondamentale lottare contro il dolore. Devo evitare in ogni modo che l'altra persona soffra, sotto qualunque forma e specie. Soprattutto, ovviamente, non essere io causa del dolore. Mai, di qualunque dolore. Dobbiamo sempre metterci dalla parte dell'altra persona e vedere cosa le fa meno dolore. Quindi completamente della generazione umana è anche una riparazione di quello che ha fatto il peccato originale, no? E, ecco, sentite che bella questa qua, questa espressione, questa, sì, questa sua riflessione che adesso vi leggo e rileggo, è bellissima. Si direbbe che la lotta e la vittoria contro il dolore è una seconda generazione, non meno grande della prima, e che chi riesce a ridonare a un bambino la sanità, l'integrità, la serenità della vita, non è meno padre di colui che alla vita stessa lo ha chiamato per la prima volta. Cioè, il mio papà mi chiama alla vita, dandomi la vita. Poi, se incontro qualcuno che lotta, ho incontrato qualcuno che lotta e vince contro il dolore che mi è venuto addosso, questa persona non è semplicemente un benefattore, questa persona mi è padre, mi è madre, mi dà una seconda generazione, come se mi desse una seconda vita. Cioè io non so, credo che abbiate tutti provato il dolore, no? Almeno il dolore fisico, tutti l'abbiamo provato. Quando qualcuno ci toglie il dolore fisico, quando stiamo male, ma male sul serio, e qualcuno ci guarisce, ci toglie il dolore o ci dà la cura giusta, quella persona rimane nella nostra mente per sempre. Sentiamo verso quella persona un debito di riconoscenza incredibile. Cioè, ci ha risolto un problema, ci ha tolto un danno terribile. Oppure una persona che ci ha salvati, la stessa cosa. Ci ha salvati da una situazione gravissima, a causa della quale, non so, avremmo perso tutto, avremmo rischiato la vita, a causa della quale avremmo perso la nostra fama, a causa della quale, non lo so, una qualunque cosa. Ecco, la persona ci ha generato una seconda volta. Soprattutto se tutto questo cade un bambino, soprattutto se tutto questo cade un innocente, ancora di più. Anche solo ridare serenità. Vedere una persona che va via serena, dopo che l'abbiamo aiutata a collocare e a dare senso alla sua situazione, che l'abbiamo aiutata a portare quel peso tremendo che sta portando. Questo è generare per la seconda volta, perché tu dai vita, stai dando vita a quella persona. Ci sono situazioni nella vita dove la nostra presenza, la tua presenza, la mia presenza può fare la differenza tra la vita e la morte, tra la speranza e la disperazione, tra la presenza e l'abbandono. Non c'è cosa peggiore di stare male ed essere soli, di aver bisogno e non avere nessuno. È terribile, eh? È terribile. Quindi veramente si diventa padri, e madri di persone che noi non conosciamo o conosciamo magari poco, che magari non so, però il fatto che abbiamo assunto quella loro situazione e li abbiamo aiutati, questo ha fatto la differenza per queste vite. Ridare l'integrità, ridare la sanità, ridare un futuro, aiutare una persona a sollevarsi
anche da un errore, magari non è innocente, magari effettivamente è sbagliato, è caduto, ha fatto un pasticcio. Aiutare uno a tirarsi fuori dalle sabbie mobili nelle quali è caduto lui o lei, perché può succedere nella vita. Santa pace, ma se non c'è nessuno che ti tende un pezzo di legno a cui attaccarti e ti tira, uno muore lì dentro. E grazie al cielo ci sono persone così. Ci sono questi padri di seconda generazione, queste madri di seconda generazione. È una vocazione, è rispondere a una chiamata, perché Dio in quel momento ti sta chiamando. Mi viene in mente Daniele, il profeta Daniele. Il profeta Daniele è padre della casta Susanna, padre di seconda generazione. È l'unico che le ha salvato la vita, nessun altro ha fatto niente. Tutti che piangevano, tutti che la compativano, tutti che soffrivano. Però voglio dire, anche il marito, adesso, non per dire, no? Però non è che mi sembra che si sia dato chissà quale follia per salvarla. Niente, l'hanno beccata, l'hanno giudicata, l'hanno condannata, e vabbè, ci dispiace, ci ha deluso una donna così seria, così brava, vabbè, sapete. Ma nessuno è perfetto, evidentemente ha avuto un momento di debolezza anche lei, è caduta. Ma come è caduta? La casta Susanna. Cioè, vedete, noi abbiamo ormai dentro di noi, anche questo va detto, no? Abbiamo dentro di noi questa sorta di disillusione. Veramente. Noi siamo pronti, ormai ci hanno preparati, a credere che non c'è niente, non esiste niente a questo mondo di veramente autentico, niente e nessuno. Quindi noi siamo pronti, siamo già pronti a credere alle prime fandonie che vengono buttate addosso a qualcuno, perché finché non arrivano le fandonie diciamo: ah, che bravo qua, là, la casta Susanna, che donna santa, appunto la casta Susanna, no? Ecco, poi arrivano questi due infami invecchiati nel male, l'accusano ingiustamente e tutti che la portano a morire. Ma dico: ma scusami, ma tutto quello che tu hai vissuto con lei fino ad oggi, ma dove è finito? Ma si è sgretolato tutto. Cioè, io adesso la storia poi successiva non sappiamo come va, no? Però se fosse capitato a me, non lo so, a parte che probabilmente sarei morto dallo spavento e dal dolore, ma al di là di questo, cioè, dopo che è arrivato Daniele, io avrei guardato tutti gli altri e detto: scusate, ma voi dove eravate? No, perché capite, non è che adesso facciamo finta di niente e ricominciamo come prima, Ritorno là nella vasca a fare il bagno. Perché se tanto mi dà tanto, e qui basta che due vengano e si inventino una storia su di me, e tutta la mia vita fino ad oggi non è sufficiente ad avere credibilità contro queste fandonie, che sono parole, perché prove non ne avevano. Loro prove non ne avevano, e questo è il punto. Nessuno gli ha chiesto prove a loro. La cosa terribile è che nessuno gli ha chiesto le prove. Che uno dice: va bene, tu accusi, quali sono le prove? Noi due. No, questa non è una prova, perché voi avreste potuto anche mettervi d'accordo, chi lo sa. Sapete, uno è innocente fino a prova contraria, Quindi se hai le prove ne parliamo. Ma se non hai le prove non si può portare una persona a morire. Perché voi due dite che? Voi due dite che? E lei dice che le avete visto solamente voi quel ragazzo uscire dal giardino. Gli altri non hanno visto nessuno. Le ancelle non hanno visto nessuno. Ah, ma le ancelle non c'erano. Vabbè, ho capito. Però, cioè, che strano, no? E voi cosa facevate qui dentro? E voi cosa facevate qui in giro? Per esempio. Infatti Daniele dice: sotto quale albero li hai visti peccare? Vedete? Ma questa domanda c'era bisogno del profeta Daniele, cioè parliamone. Questi manco le fanno un interrogatorio, un processo, no? Niente. Non è che il profeta Daniele gli fa una domanda da ultimo film poliziesco, fantascientifico, ultramoderno, no? Che uno dice: cavolo, questi che hanno fatto una ricerca col DNA super sofisticato. No, ma questo ti dice: vorrei fare una domanda,
separateli. Voglio fare una domanda: sotto quale albero li hai visti peccare? Questa domanda è venuta in mente solamente a un ragazzo, al marito della casta Susanna. Come mai non è venuta in mente? Da dire: ok, l'avete accusato, va bene, fermiamoci tutti. Dove è successo? È la prima domanda che si fa. Dove è successo? Quando è successo? Due parole. Dove è successo? Quando è successo? Niente. Vedete, non ha difesa nessuno, perché nessuno ha creduto veramente alla sua innocenza. Sì, io lì che piangevano, si rispettavano, sì, sì, va bene, però... capace anch'io di mettermi lì a piangere, dire, poverino, poverino. Sì, va bene. Ma delle lacrime, la casta Susanna non se ne faceva niente. Perché quella stava andando a morire. Quindi il profeta Daniele diventa padre di seconda generazione. Il marito no. E una riflessione seria poi su queste persone nascerebbe, no? Da dire: questo ragazzo estraneo mi ha salvato la vita. Con la domanda più ovvia che sarebbe dovuta essere stata fatta. Che non venga in mente la casta Susanna, voglio dire, era talmente sconvolta e distrutta che l'ultima cosa che poteva fare è mettersi lì a ragionare, no? Anche se comunque fa una preghiera bellissima. Ma chi gli sta intorno? Ma possibile? Dove è successo? So io. Allora, vi dico che questa cosa a me personalmente spaventa. Spaventa perché quello che è successo là oggi succede 20 volte di più. Siamo talmente disillusi, talmente delusi, che siamo disposti a credere a tutto ormai. È una cosa molto, molto terribile. Veramente molto terribile. Mi ha colpito, adesso non chiedetemi il calciatore come si chiama, perché io non sono esperto di calcio, ma me l'hanno mandato in questi giorni da vedere. È un calciatore famoso, sposato con figli, che ha una bellissima famiglia, e che dicevano che era sposato con questa moglie, e loro sono fidanzati, sono insieme, diciamo così, da quando avevano 17 anni. Messi, forse, il calciatore Messi, una roba del genere, un cognome del genere. Però guardate, non fate caso, perché io sono assolutamente incompetente di calcio, quindi mi sembra che si chiami Messi, però potrei sbagliare, potrei confondere con qualcosa che ho letto di altro, verificherete voi. Ebbene, mi ha colpito che facevano vedere che lui, quando gli viene chiesto di fare una foto con qualche donna, con qualche ragazzo, con qualche donna, lui accetta, ma sta a distanza. Quando viene fatta qualche foto invece con qualche uomo, qualche ragazzo, li abbraccia. E allora lì, appunto, gli hanno chiesto, no, come mai, e come mai non viene mai ripreso in una foto, o quando viene chiesto una foto lui non si avvicina alla ragazza, alla donna, non le mette la mano sulla spalla, piuttosto che... E lui dice: no, non lo faccio apposta, per una questione di prudenza, perché oggi già con le foto costruiscono anche quello che non esiste, va bene, in più se io gli offro anche l'occasione, e siccome si fa in fretta a chiacchierare e si fa in fretta a costruire cose, dice: no, io voglio difendere la mia famiglia, io voglio difendere il mio matrimonio e non voglio dare occasione a mia moglie di pensare che, quindi io per scelta sto lontano, faccio la foto ma a distanza. Mi è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo, questa riflessione. Un uomo veramente molto molto saggio, un calciatore molto 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 saggio, un vero uomo, bravissimo. Bisogna essere sommamente prudenti, sommamente scaltri, lo dice Gesù nel Vangelo, onde evitare che qualcuno di malintenzionato distrugga non solo la fama ma anche la famiglia.
E purtroppo di queste cose succedono. Ecco, ci fermiamo qui e se ci capita, se il Signore concede che diventiamo padri o madri di seconda generazione, prendiamo al volo questa occasione, perché poi un giorno anche in cielo saremo padri e madri di tante persone che avremo ridato sanità, integrità, serenità, che avremo salvato dalla disperazione, dai malvagi, perché c'è anche questo, c'è anche questo. Pensate al bullismo, una cosa della quale forse ho parlato poco o mai. Pensate al bullismo, quanti ragazzi sono suicidati per il cyberbullismo o per il bullismo in quanto tale. Ai miei tempi non c'era il cyberbullismo, c'era il bullismo. E ai miei tempi menavano, ti picchiavano, facevano degli scherzi pesantissimi. A militare, quanti ragazzi sotto leva si sono tolti la vita per queste cose? Quanti ragazzi per dal terrore non volevano andare per queste ragioni? Non dico che era tutto così, era sempre così, però succedeva. Uno dice, ah no, ma io l'ho fatto, mi è andato tutto bene, ho capito, a te, ma tu non sei la norma dell'universo, no? Quindi sono successe queste cose. Chi li difendeva? Tutti vedevano, tutti vedono, ma cosa fanno? Girano la testa dall'altra parte. Il branco, tra l'altro di una vigliaccheria schifosa, il branco che si scatena e che aizza questa cosa come se fosse una guerra tra polli, tra galli o tra cani, una roba terribile, terribile. Ragazzi che non vogliono più andare a scuola, ragazzi che non mangiano più, non dormono più, vivono nel terrore, proprio per queste ragioni. E chi li difende? E chi denuncia tutto questo? No, non farlo, perché poi ti vengono addosso le rogne, perché poi vengono fuori i problemi, lascia stare, ci penserà qualcun altro. Eh sì, certo, se tutti dicono così, tutti fanno così, queste povere vittime vanno avanti ad essere vittime, eh? Guardate, veramente, sono situazioni terribili, per cui se ci capita, accettiamo questa paternità di seconda generazione. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.